È un chiaro freno agli stipendi dei top manager, quello che è emerso dalle urne svizzere. Netta la vittoria del sì sulla proposta di modifica costituzionale che punta a rafforzare il controllo degli azionisti sulle retribuzioni, spesso milionarie, degli alti dirigenti delle società quotate in borsa. Il fronte del no durante la campagna referendaria aveva agitato lo spettro della fuga dalla Svizzera delle società internazionali. Penso che avremmo potuto spingerci oltre. Avrei visto con favore la proposta dei socialisti sul salario minimo e di quello più elevato. Credo che ci sia dietro un ricatto nell'affermare che se passa la proposta i top manager lasciano il paese e vanno all'estero. Occorrono invece degli accordi internazionali per evitarlo. La proposta di modifica costituzionale che ha chiamato alle urne 5 milioni di svizzeri è stata promossa da un piccolo imprenditore. L'iniziativa, prima di essere adottata, deve ottenere ora l'approvazione dei 26 cantoni.